C'è un modo nuovo, semplice ed efficace per promuovere un territorio, a maggior ragione se si parla di un'area a forte vocazione turistica come i Campi Flegrei. Si chiama Educational Tour e in questo caso è stato organizzato dalla Mediterraneo Service, che ha invitato i gruppi archeologici di 20 città italiane a visitare gli straordinari tesori di Pozzuoli, di Bacoli e di Baia. Un modo per provare a mettere a sistema tutte le opportunità del turismo culturale in uno dei comprensori archeologici più belli del paese. Noi abbiamo seguito il gruppo in una delle loro visite, che ha portato una cinquantina di persone dal castello di Baia alla piscina Mirabilis. Questo è uno scambio non solo di cultura, ma è un aiuto reciproco che ci dobbiamo dare per questa bellissima Italia, che ha bisogno di rivivere come degnamente deve essere, perché oggi come oggi si sta solo che distruggendo o ignorando. Dobbiamo ridare quel valore che le compete. Tu vieni dal Luino, praticamente nel profondo nord, a pochi passi dalla Svizzera. Le prime sensazioni venendo qui e esplorando questi luoghi? Beh, le sensazioni qui sono fortissime. Innanzitutto i luoghi, soprattutto sotto un punto di vista archeologico-culturale, è eccezionale. Cioè, c'è un mondo di novità, di cose da esplorare che se non si viene non si può conoscere. E quindi tutti quelli che anche poi sono parte del mio gruppo, che sono collegati, che sono molti dei giovani, quindi sono rimasti davvero colpiti da queste cose, sono rimasti molto affascinati, proprio perché entrare in questi luoghi significa anche un po' entrare nella storia. Quindi al di là di quello che può offrire il nostro territorio, andare a vedere anche posti lontani garantisce soprattutto ai più giovani di conoscere, quindi di entrare in un sistema che è quello archeologico, che effettivamente senza questa pratica potrebbe lasciare un po' in superficie queste conoscenze. Cosa manca a questo territorio per valorizzarlo davvero in tutta la sua, il suo potenziale e dargli, come dire, quella vetrina nazionale e internazionale che merita? La città del turista non esiste. Il turista è un cittadino che usufruisce dei servizi di cui normalmente usufruisce il cittadino putiolano o bacolese. Quindi bisogna organizzare innanzitutto la città per i locali. Se arriviamo a questo concetto, possiamo esportare non solo il prodotto culturale, ma anche quello ambientale e più in generale della vivibilità del posto. Andiamo ragazzi! Adesso andiamo a vedere questa piscina Mirabilis, questa grande cisterna costruita dai romani.